pallone per quello che riguarda la squadra, così come del resto proprio per Ronaldinho. Per lui alcune belle giocate, circa 2.000 spettatori, non meno di 2.000 spettatori quest'oggi a Milanello per seguire la sua prima uscita, e non osiamo pensare a quello che accadrà domani e dopodomani, quando appunto la squadra si allenerà sempre sul campo esterno del centro sportivo rossonero. Entriamo però nel merito della prima seduta della giornata, squadra che ha lavorato soprattutto sul piano atletico a partire dalle 10 della mattina, o meglio alle 9:30, all'inizio dell'allenamento. La parte sostanziale, la parte più importante, è iniziata alle 10, infatti il primo quarto d'ora, i primi 20 minuti circa sono serviti alla squadra per entrare nel vivo proprio della seduta con il risveglio muscolare. Poi invece, per quello che riguarda la parte intensa all'interno della vasca di sabbia, due formazioni 4 contro 4 si sono affrontate al beach volley, e altri giocatori invece impegnati in un altro tipo di esercizio che prevedeva la rapidità, l'agilità, insomma la prontezza dei riflessi. Questo per quello che riguardava la mattina. Da tenere in forte considerazione anche il lavoro aerobico di Pippo Inzaghi sul centrale, mentre sul campo basso tutti e due i gruppi che avevano lavorato precedentemente si sono ritrovati per eseguire la parte atletica ancora più intensa, cioè i 100 più 100. Questo per quello che riguardava la mattina. Alle 17:30 invece l'inizio dell'allenamento pomeridiano, e in questo caso bisogna dire che Carlo Ancelotti ha parlato al gruppo, ha illustrato l'allenamento, dopodiché il gruppo ha iniziato appunto con due grandi torelli, 8 giocatori per gruppo, e questo è stato il riscaldamento dopo circa un quarto d'ora, 20 minuti anche in questo caso, l'inizio di una partitella 8 contro 8 sul lato corto del terreno di gioco con le porticine, quindi senza portieri, che a parte si preparavano con i rispettivi allenatori, e in questo caso le formazioni erano suddivise dalle pettorine verdi e invece dalla casacca bianca d'allenamento. A parte anche quest'oggi Alessandro Nesta, rimasto ad osservare per ora i compagni, Emerson, giornata differenziata anche per il capitano, per Paolo Maldini. È stato un allenamento prevalentemente di carattere tecnico, come abbiamo detto, la partitella ha dato il via ad una serie di esercizi che hanno portato il gruppo poi a chiudere la seduta d'allenamento con i tiri in porta, con i cross dalle fasce laterali e alcune partitelle a tema che sono servite proprio a Carlo Ancelotti per vedere i suoi ragazzi al lavoro in queste prime fasi della preparazione. Da Milanello è tutto.